tutti, Franz al vostro supercorri. Tadan! Guardate cosa accade oggi, amici miei. Ci dilettiamo in un'altra prova con il nostro volante su MotoGP 22. Questa prova la già abbiamo fatta su MotoGP 20. L'hanno seguito un bordello di persone, quindi è stata una prova molto divertente. Sul 21 non l'ho fatto perché ancora avevo l'Ori Apex per PS5, quindi non sono riuscito. Qua, raga, voglio fare un giro di qualifica giusto per farci due risate. Già vi dico che è difficilissimo perché far girare la moto con un volante è quasi impossibile. Ci siamo riusciti tante volte su Tech Room, che è molto più semplice come gioco. Qua è complicato. E niente, raga, è possibile perché l'Ori Apex qua c'ha l'impostazione di pad. Quindi quando vi dico io l'Ori Apex ha tante caratteristiche positive e belle rispetto ad altri volanti, voi con un volante professionale, già un T150, un G29, un T300, non potreste mai fare una cosa del genere, perché il gioco lo riconosce come volante. Qua, con la fortuna che viene riconosciuto come pad, si può giocare, friends. Quindi una figata assoluta. Allora, prima di partire vi dico, iscrivetevi al canale, lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte, Supercorris offerte Amazon, dove c'è MotoGP e tutti i giorni vi metto i migliori giochi, telefoni, sterzi, c'è di tutto e di più in offerta sempre clamorosa. Perciò, iscrivetevi, c'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprimi, sondaggi ghiotti. C'è Fruit Lab, dove troverete tutti i video che non trovate su YouTube, altre serie, FIFA, Rally, Cyberpunk. E c'è Twitch. Allora, ragazzi, partiamo con questo giretto di qualifica. Vediamo un po' se ci riusciamo a capire qualcosa. Ai ai ai. Oh, ma cazzo, beh. Madonna, raga. Sto gioco però c'ha dei bug assurdi. Ma c'è per guardare dietro? Non si può guardare dietro. Va bene. Guarda là, che sta a fare. Ma che sta ambriaco, Miller. Raga, è cambio automatico perché ci manca solo, ci mettiamo pure a cambiare marce qua. Ma posso guardare dietro? Non c'è modo di guardare dietro. Vedete, è molto in ritardo la risposta della moto. Sì, si può regolare un minimo, ma siamo là. Io ho attivato tutti i controlli, le cose qua, per cercare di fare qualcosa di decente. Ho messo la difficoltà proprio ai minimi storici. Stacca Corris. E vai. Sta a posto, raga, fuori uno. Abbiamo capito che siamo molto portati. Ma è bello, mi fa rientrare contromano. Dai, corra, eh. È tosta, ragazzi, vedete? Ah, staccatona. Gira super. Però il volante è veramente una figata, l'Ori Apex. Già solo per ste chicche qua. Stiamo a raddrizzare quasi. Ah! Quasi un giro discreto. Fenomenale! Super Corris, dai, che la stiamo a mollare, raga. Ah, largo! Vedete quando vi dico io che chi c'ha l'Ori Apex ha comunque un mondo in mano rispetto a chi c'ha questi cazzi di volanti ipercostosi. Vedete se si possono divertire con MotoGP come sto fa io. Ah! Ai 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 ai. Oppure coi camion. Conte Road, che non ci può giocare nessuno col volante, solo noi. Finisce il giro di geccone miglierone, umbriacone. E dai, raga, stiamo a mollà. No, no, frena, 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 Miller, frena, 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 frena. Oddio, raga. Incontro sterzo con la moto. Avete visto mai una cosa del genere? Dai, molto meglio di prima. Qua ci qualifichiamo. Ho messo la difficoltà a 30, ve lo dico subito perché non mi interessa. Questo è un video di divertimento. Oh, staccato da di Millerone. Ma che figata, voglio. Solo con l'Ori Apex potete godere di questi momenti. Ah!
Frena, corro! Frena, corro! Ma ci stanno le penalità, boh. Non lo so se l'ho messa. E ora stiamo a fare i miracoli. Senza uscire di strada. No! La tiene. Sì, 7 secondi svantaggio. Che cazzo è? Stiamo a correre con le moto 3. No! Basta. Mi sento pronto per la gara. Saluto a tutti da Bar. Si parte France. Sulla griglia di partenza dove piloti. E adesso mi sento di fare un assetto particolare. Piega veloce. I meteo sono ideali per correre, ma i piloti hanno lamentato carenza di grip durante il weekend. Per ovviare. Sì, ma non ci interessa la carenza di grip, perché tanto ho 3 giri di gara molto lerci. 3 giri di gara molto macabri. Se parte, Franz! Tra pochi istanti inizierà il gran. Non ci abbiamo manco i pulsanti per guardare dietro, avanti, non ci abbiamo nulla. Parte Super Miller! Oddio, che ammazzate! Vedete, devo frenare pure con la X perché il freno di dietro. Oh, quante cadute! Già non saremo ultimi, forse. Ah! Porca Eva! Oh, oddio! Lunghissimo giaccone Millerone! Si butta all'esterno! Si butta, sandwichone di Ducati! Ah! Ai 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 ai! Non mi prendete, c'ho lo sterzo io! Si butta dentro Miller! Danno le ammazzate che gli ho dato! No, no, non usci di pista, non usci di pista, Miller. Dentro i limiti. Vabbè, ho capito, i limiti della pista. Se questi mi stanno a spingere a destra e a sinistra, sti infami. Arriva Miller! Oh! Oh, già mi ero steso! Come una pelle di daino! Staccatona di Miller! Che sembra che abbia un volante in mano! No, vaffanculo, Porco zio. Vabbò, raga, però mannaccia, Eva ladra, Non ce l'ho. Ah, ce l'ho il rewind, ma che culo, va. Dai. Allora non ci facciamo, frega. Pensavo non ce l'avevo il rewind sul volante. Invece c'è. C'è. No, dobbiamo ripartire da prima, ragazzi. Da dentro la curva dobbiamo ripartire. Ah! Perso 18 posizioni. No, stavamo 12esimi, cazzo. A me avete rotto i coglioni. Dai, porco zio. Fanculo. Non molla Miller, ragazzi! Vai, rettilineo! Tanto questi stanno a 30 di difficoltà. Guarda come li saltiamo, raga! Come li birilli, dovi! Oh! Oddio! Oddio, frena a mano! Oddio, ho staccato una di giaccone! Madonna, qua che sta succedendo? Tutto all'esterno, Miller! Contro sterzi su contro sterzi, vattene, morbide! Ai 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 ai! Frena Miller! Oh, si incrocia, pazzesco che sta a fare Miller con lo sterzo! Ah, i piedi del podio! Ah, staccata, gira! Ma chi è questo? Vattene! Oh! No, però pezzo di merda, figlio di puttana! Vedi che cosa mi fa girare i coglioni a me di sto gioco? Che porco zio, ti piano lo stesso, pure se stai là. Oh!
Ah. Ci vuole Tony Cairoli qua. Su certe curve soprattutto. Tipo qua. Scoppietta la Ducati. Staccata di Miller. Si mette tutto all'interno, passa. Oddio, battaglia tra Bagnai e Quartararo. Stiamo arrivando pure noi. Oh, largo, in certe curve proprio non gira sta moto. Ah! Esce Miller. Ah! Chi? Vabbè, non ho capito, ma... Se ne va il rettilineo. Ultimo giro. Allunga la staccata a Geccone. Ma non può entrare su Quartararo. Entra all'esterno. Oh, chi è caduto? Oh, all'esterno. All'esterno di Bagnaia. Super Corris. Travestito da Jack Miller. Se ne va. Tutti i freni attivati. Dai raga. Ai. Larghissimissimissimo. E qua devo frenare prima perché me ne vado sempre largo. E ci sto a prendere la mano, Stacca donna qua fra mezz'ora prima, raga. No, non taglia. Vabbè, raga, piccolo taglietto che ci sta. Arriva Geccone Millerone. Ultime curve. Ai. Vince Miller con la difficoltà al 30%. Yes, yebba. Con la fine della gara della MotoGP si chiude. Pazzesco, raga, pazzesco. Non ci resta che vedere vittoria sontuosa di Geccone Millerone. Beh, voglio che vi volevo dire, dai, divertentissima questa esperienza, perché alla fin fine abbiamo fatto quello che molti non possono fare con i Fanatec, con i Thrustmaster, invece noi con un umilissimo volante da 119 euro, che trovate anche ora in offerta sul canale delle offerte, siamo divertiti da pazzi. Quindi alla fin fine una bellissima esperienza guidare una MotoGP col volante, molto complicata. Se mettessi già la difficoltà al 50%, manco ci vedrebbero gli altri, staccherei un po' di controlli. Però ci sta, dai, siamo divertiti, è stata veramente una figata assurda. E niente, voglio, dai, spero che vi è piaciuto il video, ci vediamo nei prossimi video, il vostro Supercore. Ciao, Franz.